Ciao, questi occhiali sono finti, se ve lo state domandando. Non servono assolutamente a niente. Mi piacciono però, pagati 2 euro su Vinted. Quanto vorrei poter portare gli occhiali da vista, invece no, non ho problemi alla vista. Avevo in mente di fare una crostata, devo andare al supermercato a comprare gli ingredienti. E mi sono tagliata da sola la frangetta. Ieri mi sono fatta prendere dalla tentazione, ero sotto la doccia, ho detto, li taglio? Prendo le forbici, taglio, faccio la frangetta più corta. Perché io la volevo proprio sopra le sopracciglia. Tra l'altro ho visto 700 tutorial prima di tagliarmela la frangetta. E tutti i tutorial dicevano, mi raccomando, non utilizzare le forbici da cucina. Io quali ho utilizzato? Se avessi rimandato non l'avrei più fatto, perché poi sarebbe subentrata di nuovo la paura. Quindi ho colto l'occasione, ho preso, zah, e me le sono tagliati. E alla fine non è venuto neanche troppo male. Se me l'avessi fatto un parrucchiere sarebbe sicuramente venuto meglio, però ho voluto assecondare i miei pensieri. Adesso, prima di uscire, volevo fare una merenda. Mi volevo fare un kiwi e banana. Banana! Fortunatamente mi sono ripresa rispetto al video di Londra. Sto molto meglio, non ho più problemi di salute. Sto bene. Finalmente, non ce la facevo più. Io detesto stare male. D'altronde, chi è che piace? Don't you know you're supposed to be the man, baby, and you my lady boy. Banana kiwi. Sono tipo 4 giorni di fila che mangio kiwi, perché mia madre me li ha portati. Erano già abbastanza maturi quando me li aveva portati, quindi li sto mangiando di corsa per non farli rovinare, perché non li voglio buttare. Me ne sto mangiando uno al giorno. Stamattina ho fatto una caccona. Non facevo una cacca così da non so quanto tempo. Una di quelle che ti parte l'istinto, ti siedi ed esce immediatamente. Sempre bello mangiare e parlare di cacca. Tutto questo perché i kiwi ti fanno fare la cacca. E ne ho bisogno. Sono un po' stitica perché non mangio abbastanza fibre. Non mi parte la macchina. Mi è andata a terra la batteria. Lo porto così il carrello perché è più divertente. Ed è anche più comodo. Allora, sono passati tipo 2 giorni dalle ultime clip. Eccomi qua, di nuovo. Ho preso gli ingredienti al supermercato e facciamo la crostata. Ho preso la farina integrale, lo zucchero di canna per essere più salutare. Poi con la farina integrale secondo me è anche più buona. La farina integrale è più buona anche per la pasta. Allora, intanto preparo le dosi. Mi devo lavare le mani. Non so perché mi sia venuta voglia di crostata in questi giorni, però ne ho voglia e quindi piuttosto che comprarla la voglio fare in casa. Anche perché la maggior parte delle cose fatte in casa sono molto più buone. Fettuccine, crostate, pane, anche la pizza fatta in casa, quanto è buona. Poi mi piace cucinare, mi libera la mente, semplicemente perché devo concentrarmi e quindi il non avere la mente che vaga mi aiuta. 300 grammi precisi. Soprattutto in questi giorni che sto avendo un po' di, non direi problemi, problemi con me stessa. Odio sentirmi in questo modo, odio vivere questa emozione, anche se sì, ogni emozione è giusto viverla, però questa emozione, questo stato d'animo in particolare, lo detesto. È come se mi sento bloccata nel fare qualsiasi cosa, anche le cose che amo fare, ma sono consapevole del fatto che la colpa è mia e so anche cosa dovrei fare per sbloccarmi, ma non ci riesco. Vedo la soluzione, ma non riesco a metterla in pratica. Cioè, la conclusione a cui arrivo è che il problema sono io. Sono io il problema dei miei problemi. Potrei anche essere la soluzione ai miei problemi, ma non ci riesco. E no, non si tratta di scuse, perché io veramente ci provo con tutta me stessa nell'andare oltre a come mi sento per fare le cose che voglio fare. È come se fosse una lotta costante con me stessa, la parte di me che vuole tenermi nella mia comfort zone perché ha paura di andare oltre e la parte di me che vuole andare oltre a prescindere da quanto faccia paura. Non riesco a rompere questo ciclo, questo loop, questo stato d'animo mi porta a procrastinare e io più procrastino più la mia ansia cresce, più il fare passi avanti sembra la cosa più difficile del mondo. Si è incastrato tutto qui dentro. Esci! Forse posso... Oh, è arrivato il momento che preferisco. Impastare con le mani. Poi io ho paura di tutto nella vita, ma non so di che. Perché se poi ci penso e mi chiedo cosa ti spaventa? Non lo so descrivere. Non lo so neanche io. Mi spaventa tutto e niente. Però è proprio da questa paura insensata che derivano tutti i miei problemi. Qui c'è qualcosa che non va. Comunque, secondo me devo solo continuare ad impastare come una vera nonna. Le paure sembrano così grandi fino a quando non le superi. Quando le superi dici, ah, tutto qua, eh? Mi sono sentita bloccata, impaurita per tutto questo tempo per cosa? Ne è valsa la pena? E poi quando arrivo alla prossima paura da superare sono di nuovo...
Oddio. Passo troppo tempo nella mia mente a dare retta ai miei pensieri. Quanto dovrò impastare ancora? Perché non c'è nessuno a fermarmi dal fare quello che vorrei. Solo io. Sono io il mio più grande limite, il mio più grande problema. Poi questa settimana è successo un evento che proprio non doveva succedere. Martedì avevo la psicologa e io avevo segnato che l'appuntamento era alle 6. In realtà era alle 5, quindi questa settimana ho saltato la psicologa. Avevo scritto male l'orario, non so perché, detesto ammettere che anche io sbaglio, però evidentemente, non so, ho cliccato 8, che è vicino al 7 sulla tastiera, non lo so cosa è successo. Adesso lo devo mettere a riposare, perché c'è sonno. Mezz'ora devo farlo riposare. Ecco, questa è una parte che odio del cucinare. Cioè, io voglio fare una crostata, adesso la voglio fare, non voglio aspettare mezz'ora che si riposa. Sono una persona che sa cosa è giusto fare, ma non lo fa. E non è una cosa di cui vantarsi. Non me ne sto vantando. Il rapporto con me stessa è un rapporto di amore e odio, piuttosto intenso. Quando mi amo tantissimo. Quando mi odio tantissimo. Non ci sono vie di mezzo. Ci sto lavorando, ci sto lavorando. La cosa più bella che mi è successa recentemente è la madre del compagno di mia madre che mi ha regalato questa coperta fatta da lei all'uncinetto. È gigante, non potete capire quanto è grossa, è bellissima. E sapere che l'ha fatta lei con tanto amore, con tanta pazienza, sapete quanto cacchio ci ha messo a fare questa cosa? Poi è colorata, è bella. Il mio umore è proprio un sali scendi continuo. E quando sto così sono facilmente influenzabile da qualsiasi cosa accada nella mia vita. L'approccio che avevo nei confronti della vita quando ero piccola era completamente diverso. È normale perché si cresce, le esperienze ci formano e ci cambiano, però mi aiuta tantissimo ripensare a come vedevo il mondo, come proprio vivevo il momento quando ero bambina, perché adesso è una cosa che ho completamente perso, cioè è cambiata in negativo questa cosa. Pensare che sono la stessa persona di quando ero bambina mi è utile per ricordarmi che non è per forza così, non sei così, non sei le cose che ti accadono, non sei gli sbagli, le delusioni, i momenti brutti che hai vissuto. Cioè io non sono quelli. Prima che accadessero determinate cose nella mia vita, nel fare quello che amo, mettevo un approccio totalmente diverso. Riuscivo a godermelo. Ah, adesso sto facendo una cosa che mi piace, non ho fretta, il giudizio degli altri non conta niente. La fretta è una tortura per me. La fretta che poi mi metto solo io. Cioè io me la metto la fretta. Metto una pressione su me stessa gigante. Magari mentre sto facendo qualcosa mi domando: lo stai facendo al meglio? Potresti fare meglio? Che non è una cosa negativa questa, però nel modo in cui me la dico è una cosa negativa. Cioè non è: potresti fare meglio, allora vai, impegnati, so che puoi farlo. Il mio potresti farlo meglio è: non sei capace, non riuscirai a farlo meglio. Sono tutte paranoie che sono subentrate dopo alcuni avvenimenti nella mia vita, che hanno innescato in me delle reazioni automatiche che si innescano ogni volta che subentrano alcune emozioni. Ho una fretta di realizzarmi, di comprare una casa, qualsiasi cosa, di avere abbastanza soldi nel conto in banca, che poi non so neanche cosa vuol dire questo, cioè uno status canonico, non lo so perché ho questa fretta, sicuramente anche perché mi paragono agli altri, che poi io mi paragono agli altri sempre per trovare qualcosa di negativo in me, qualcosa che non va in me, non in modo positivo. Sono due o tre le persone che guardo, ammiro in modo positivo per trarne ispirazione, per sentirmi motivata. Tutto il resto delle altre persone a cui mi paragono le uso solamente per gettare merda addosso a me, perché ovviamente io quando dico paragonarmi agli altri lo faccio ovviamente tramite i social, ma non in modo sano. Ah, questa persona ha la mia età e si è già realizzata, allora sono una sfigata perché io non sono già realizzata, cosa c'è che non va in me? Non ha senso pensarla così. Il fatto che mi metto questa fretta non mi porta da nessuna parte. Quello che devo cambiare io di me è l'approccio mentale con cui vivo, perché è quello che continua a danneggiarmi. Non serve avere fretta, certo serve avere forza di volontà, riconoscere che serve impegno nella vita, serve continuamente migliorarsi. Se fosse facile raggiungere qualcosa che tanto vogliamo, probabilmente neanche lo vorremmo più di tanto. La cosa che mi frega è il percorso da A a B. Faccio 10 passi avanti e 6 indietro. Non riesco ad avere fiducia in me stessa e quindi io qualsiasi cosa mi si presenta davanti, qualsiasi sfida, è un modo per confermare che io non ho fiducia in me stessa. Quindi devo semplicemente rompere questo ciclo ed essere più consapevole di me stessa. C'è una tecnica che mi ha
consigliato di applicare la mia psicologa. Io adesso non voglio darvi consigli riguardo alla vostra situazione, non so se questo consiglio può esservi utile, se può danneggiarvi in qualche modo, quindi non mi sento di consigliarvelo, però voglio semplicemente condividerlo. Io c'è una parte di me che ho definito come l'inquisitore, quella che quando sto facendo qualsiasi cosa mi pone 750.000 domande, quello che vuole farmi vedere solo il risvolto negativo delle cose che faccio. Quando sento che subentra questa vocina giudicante, la mia psicologa mi ha consigliato di prendere carta e penna e lasciarlo sfogare. Digli ok, vai, adesso parla, gli faccio dire tutto quello che vuole su di me, tutte le cose negative che ha da dirmi, e poi mi metto nei panni dell'avvocato, ossia la vocina dentro di me che deve contraddire in modo positivo e ribattere tutto quello che ha detto l'inquisitore. È un modo per riconnettermi con quelli che poi sono i miei veri valori. Io mi sento molto di più come l'avvocato, però poi, essendo molto debole io caratterialmente, mi è molto più semplice credere all'inquisitore. E quindi siediti, mettiti a fare l'avvocato contro te stessa, ma così come per qualsiasi cosa nella mia vita. Per me è molto più semplice credere a qualcosa di negativo, anche solo a un commento negativo, rispetto a 100 commenti positivi. E anche questo è un modo per confermare sempre che non ho fiducia in me stessa, che non mi apprezzo, che non mi amo. Scusate, mi si era scaricata la batteria. Quello che io devo cambiare di me, cioè quello su cui devo lavorare, è proprio sul smetterla di cercare forzatamente e costantemente di confermare tutte le cose negative che penso di me. Devo sostituire questo modus operandi con uno positivo, cercare di trovare delle situazioni per confermare le cose positive di me. Devo sostituire semplicemente queste due cose, semplicemente. Adesso la sto facendo più facile di quello che è, cioè che in realtà è anche semplice. La cosa che mi frega è l'essere costante nel mantenere un atteggiamento positivo, nel mantenere un'abitudine positiva. Questa è la parte più difficile di qualsiasi cambiamento, perché ovviamente il nostro cervello cercherà sempre di tenerci dove già conosce, perché non ci sono pericoli. Mi fa molto più comodo restare in questo stato d'animo, perché non devo fare nessun cambiamento, non devo sforzarmi in nessun modo. Ma mi fa bene questa cosa? O è un bene fittizio? Mi fa solo comodo, ma non è ciò che mi fa bene. Comunque io penso mezz'ora sia passata. Come cacchio lo stendo adesso questo mattone? Domani ho un matrimonio. Non ho ancora idea di come mi vestirò, perché io non ho cose eleganti nell'armadio. Mi rifiuto di averle. Cioè, in realtà non ho ancora scoperto il mio lato femminile / elegante. Nel mio armadio ho solamente felpe, tute, cose di questo tipo. Non ho capito se è perché non mi piace vestirmi femminile, o se è perché non mi sento a mio agio nel vestirmi femminile, o se è perché semplicemente non so come vestirmi femminile. Su Vinted tempo fa comprai un sacco di cose femminili, gonne, tacchi, anche bellissimi, ce li ho di là, sono bellissimi, solo che do sempre la priorità alla comodità. Cioè non mi interessa niente di sentirmi carina in una gonna, preferisco stare comoda in una tuta. Neanche alle feste ho mai indossato cose eleganti. Non so, devo ancora scoprirlo quel lato di me, però non ci trovo il senso. Perché devo farlo se sto scomoda? Come cacchio la metto sulla teglia? Ti prego. Allora, le cose fatte in casa la maggior parte delle volte non sono belle, ma sono buone. Sto cercando di ricomporre i pezzi che si sono rotti. Jesus. Adesso cerco di togliere tutti i bordi, tutto l'eccesso. Vorrei davvero riuscire a trovare il mio stile nel vestirmi elegante, che ancora non ho trovato il mio modo di vestirmi elegante, un modo che mi piaccia, perché va bene tutto, ma basic bitch mai. Però questa cosa anche da piccola era così. Anzi, io mi ricordo, ho fatto basket quando ero piccola e c'erano questi miei compagni di squadra, ma anche praticamente migliori amici tutt'oggi, i gemelli. Io andavo in classe alle elementari con uno di loro e l'altro andava nell'altra classe, e sin da piccoli abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto, anche perché le nostre famiglie andavano d'accordo, e quindi loro, visto che erano il doppio se non il triplo di me, quando le cose da vestire cominciavano ad andargli strette le passavano a me. Tute dell'Adidas, tute della Nike, pantaloncini da basket, di tutto. Quindi io già da piccola avevo nell'animo il vestirmi da gangster, proprio il mio animo. Il mio animo è così. Penso tutte le mie foto da piccola sono io con tute, cappelli. Io questa cosa l'avevo sbagliato, perché non è come doveva venire. Questa non è una bella forma. Anche mia madre è così. Anzi, è proprio colpa di mia madre. Oh.
madre è la classica mamma che non si veste mai elegante, inteso in quel modo, gonna, tacchi. Allora, devo mettere la prima striscia. Pensavo di aver mangiato la marmellata, invece era un pezzo di impasto. Sto facendo le strisce tutte di grandezze diverse, ma è possibile. Non so perché, ma la prima volta, le prime volte che ho fatto una crostata, mi veniva molto meglio. Questa fa cagare. La fortuna del principiante. Ogni volta che faccio una nuova ricetta, per la prima volta, viene stupenda, buonissima. Quando la voglio rifare dopo, una merda. Forse perché la prima volta che la faccio ci metto molto più impegno e dedizione, e le altre volte capivo, ma l'ho già fatta, non mi verrà. Ma è semplicissimo. È sempre una soddisfazione farsi le cose da soli. C'è molta più soddisfazione che quando te le fanno gli altri. Quando e se sarò mai un genitore, sarò uno di quei genitori che se il bambino cade e non si fa niente, non vado lì a tirarlo su, lo faccio rialzare da solo, perché deve imparare a rialzarsi da solo. I bambini devono imparare da soli. Non mi piacciono i genitori che vogliono fare tutte le cose al posto dei figli. Non stai aiutando veramente tuo figlio, perché questo innescherà in lui un costante bisogno dell'aiuto delle altre persone per fare qualcosa, perché da solo non è in grado di farlo, quando non è vero, semplicemente è sempre stato abituato così. Non voglio dare lezioni a nessun genitore. Dicendo questa frase ci si salva sempre in calcio d'angolo, come quando le persone fanno una battuta cattivissima su qualcun altro e si salvano dicendo sto scherzando, è ironia, dai. Oh oh oh. Con questo non so cosa farci. Faccio due mini biscotti. Ne voglio fare uno a forma di albero. No, non è vero. Vabbè, purtroppo non posso essere molto fantasiosa perché non sono capace. No, invece ci provo. Adesso provo a farne uno a forma di albero, perché non posso provarci. Avevo sentito una frase tempo fa in uno dei mille video motivazionali che mi sono vista, che diceva: non devi essere bravo per fare qualcosa, ma devi fare quella cosa per diventare bravo nel farla. Sta venendo a forma di pene. Un quadrifoglio adesso. Perfetto.